Grazie signor Presidente, signora Commissaria, cari colleghi. La crisi attuale rischia di far pagare il conto più alto alle piccole e medie imprese. Ecco perché è indispensabile garantire loro liquidità e stanziare risorse per renderle protagoniste nelle sfide del futuro, quali la rivoluzione green e quella digitale. La relazione che voteremo ha il merito di riconoscere alle PMI il ruolo di vera e propria spina dorsale dell'economia comunitaria, di evidenziare l'importanza di una sempre maggiore semplificazione amministrativa e di un supporto adeguato per la ricerca e l'innovazione. La necessità dunque di creare un ecosistema economico favorevole che consenta alle PMI di dispiegare appieno il loro potenziale. Le PMI sono anche un pilastro dell'export europeo. Tale vocazione deve essere sostenuta con azioni di sensibilizzazione sulle opportunità che derivano dagli accordi commerciali e con l'inclusione di questi ultimi di capitoli dedicati al fine di negoziare condizioni preferenziali di accesso ai mercati esteri, abbattere le barriere non tariffarie e migliorare la cooperazione regolamentare. Grazie, signor Presidente.